si gioca sul sintetico del Villa San Filippo di Monte San Giusto la gara tra Monticelli e Pineto. 3-5-2 per gli ascolani di mister Nico Stallone, che out Iotti, Bartolini e lo squalificato Gesuè, dà spazio nel folto centrocampo ai Annascoli, Bracciatelli, Aloisi e Forgione a dar sostegno alla coppia d'attacco Bucchi-Pedalino. Risponde a Maolo con un 4-3-2-1 in cui fanno l'esordio da titolare Pomante in difesa e Palumbo in avanti in coppia con Cercelluti, mentre Cacciatore fa da interditore con la mediana. Pronti via e subito rischio per il Pineto, con Bucchi che ruba palla e sfiora il palo. Partenza bruciante degli ascolani che al quinto passano. Corner di Forgione e ancora Bucchi alla deviazione nell'affollata area pinetese, con Mazzocchetti che respinge in prima battuta, ma nulla può sul tapin vincente del numero 10. E al 21esimo il Monticelli potrebbe anche raddoppiare, ma Pedalino da posizione defilata calcia al lato. Per vedere il Pineto bisogna attendere il 23esimo, quando Cacciatore su punizione pesca Pisani sul palo lontano, ma la girata è al lato. Al 32esimo Cercelluti prova lo sfondamento dalla destra, ma Marani è attento e blocca. Il Pineto fatica a trovare spazi, anche perché il Monticelli è ordinato e ben messo in campo. Allora Cacciatore ci prova dalla distanza, ma la sfera sorvola la traversa. In avvio di ripresa e subito botta e risposta. Al secondo azione corale del Pineto con Malocu che serve Mariani, l'apertura per Logoluso e la conclusione che lambisce il palo. Sul capovolgimento di fronte immediata la risposta. Gran discesa di Sosi che imbecca Iannascoli, la palla in mezzo per Bucchi che fallisce un rigore in movimento. Ma l'attaccante si fa perdonare al 16esimo quando confeziona l'assist al bacio per Pedalino che al limite dell'area insacca la girata alle spalle di Mazzocchetti. 2-0 e settimo centro stagionale per il bomber ascolano. La reazione del Pineto al 25esimo, punizione di Cacciatore per Mariani, la conclusione deviata da Sosi e il miracolo di Marani che dice no ai biancazzurri. Ospiti che provano a recuperare inserendo anche Antenucci in luogo di Cercelluti, ma che tre minuti più tardi incassano anche la rete del definitivo KO, quando Iannascoli raccoglie una corta respinta della difesa e con una conclusione apparentemente innocua beffa Mazzocchetti che si lascia sorprendere sul proprio palo. Nel finale Antenucci sfiora il palo con un velenoso diagonale. Ma che oggi non è proprio giornata per il Pineto lo si capisce al 45esimo, quando la punizione di Palumbo si stampa sull'incrocio dei pali. Termina così con un netto 3-0 che premia la maggiore solidità e compattezza di un Monticelli che si conferma compagine ostica da affrontare e che dalla prossima casalinga potrebbe ritornare al Del Duca. Per il Pineto c'è da metabolizzare subito la sconfitta e rimettersi al lavoro in vista di un altro scontro diretto contro la Recanatese. Si è ripetuto quello che dico da sempre, che dobbiamo lavorare per essere squadra, non lo siamo ancora e si vede, soprattutto in queste partite dove abbiamo trovato un gruppo forte come il Monticelli e ha prevalso lo spirito di una squadra vera. Noi dobbiamo lavorare per diventare squadra, è vero che qualche giocatore è arrivato da poco, però poi non c'è una solidità. È una squadra equilibrata e questo si vede in campo e facciamo fatica tutte le domeniche e questo è un dato che bisogna, è un dato certificato a cui dobbiamo dare risposte prima possibile. Dove si deve lavorare per migliorare questa cosa? Bisogna lavorare con l'umiltà che ognuno si mette a disposizione e cerca di portare il proprio contributo alla causa. Se non sarà così faremo fatica, perché nei momenti difficili viene fuori il gruppo, la squadra, e noi dobbiamo diventarlo prima possibile per superare questi momenti di difficoltà. È una questione prettamente mentale, la squadra corre fino alla fine e, ripeto, dobbiamo migliorare come tipo di atteggiamento che occorre per questo tipo di campionato e contro squadre già collaudate che interpretano bene le gare. Noi dobbiamo prendere esempio da questa partita di oggi, perché abbiamo incontrato una squadra che ha dimostrato sul campo di avere l'atteggiamento giusto. Credo che oggi abbiamo confermato quello che si dice di noi, che siamo una squadra solida, tosta, una squadra
ben messa in campo, una squadra che sa muoversi bene, voglio dire, nelle distanze, e quindi è un po' difficile per tutti metterci in difficoltà. Oggi per la prima volta nel nostro peregrinare, che sai che giochiamo un pochino in tutti i campi d'Italia, giochiamo sempre fuori casa, abbiamo trovato finalmente questo campo sintetico che, al di là dei campi in cui avevamo giocato in casa, che erano un pochino tutti massacrati, ci ha permesso anche secondo me di sviluppare del buon gioco, quindi ho visto delle buone trame, e questo ci ha permesso di ottimizzare il lavoro delle due punte che, come sappiamo e come hai detto tu, sono due giocatori importanti, e oggi siamo riusciti a servirli e loro ci hanno ripagato.